Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video haul e oggi sarà un video haul bellissimo perché non vedo l'ora di utilizzare tutte queste cosine dedicato al disegno, perché ho voluto prendere cose dal sito Artza, sinceramente non so bene come si pronuncia, comunque è il sito Artza, ve lo scrivo qui così non ci sbagliamo, che io vedevo girare un po' su YouTube, vedevo appunto questi video unboxing, questi video review, questi video di prova di questi prodotti e mi incuriosivano e quindi sono voluta andare sul sito a guardare che cosa ci fosse e ho trovato addirittura i sconti, i saldi, quindi non potevo non approfittare. Ho preso il cellulare così vi posso dire anche i prezzi e quindi ho voluto acquistare, ma non mi sono fatta prendere dall'entusiasmo perché comunque ho voluto evitare, per il fatto comunque che ci fossero appunto i saldi, di magari farmi prendere dall'eccitazione di tutti quei bei colori e prendere qualcosa che comunque già ho o comunque simile, quindi non ho preso proprio tutto quello che mi attirava, proprio perché comunque di simile già ne ho le cose. Ho preso quattro cose che però non avevo, quindi diciamo che sono contenta. L'unica cosa che veramente mi ha lasciata un po' così sono le spese di spedizione, perché le spese di spedizione sono secondo me un po' alte ed è comunque un sito, non so se ve l'ho detto, che spedisce dall'Inghilterra. Allora, adesso vi voglio dire a quanto ammontano le spese di spedizione. Spese di spedizione sono pari a 16,37 sterline, quindi siamo quasi secondo me sui 20 euro, e non è poco. Una cosa un po', diciamo, strana che mi è successa è stata la consegna. Mi è arrivato tutto ieri, ho visto arrivare un corriere con un pacco di Amazon. Addirittura c'era proprio anche il nastro, quello dell'imballaggio, di Amazon Prime, che poi io neanche ho più, quindi non lo so. Ma strano, non sapevo cosa fosse. Apro e dentro c'erano queste cose, che però io non ho ordinato tramite Amazon, ma dal sito, quindi non so. E mancava una cosa, quindi io già lì disperata dico no, adesso bisogna che comincio con le mail, a contattare quello, quell'altro. Ma che poi come glielo dimostro che nel pacco non c'era questo oggetto? Insomma, già mi stavo un po' così, non voglio dire una parolaccia, comunque diciamo innervosendo. Poco dopo arriva un altro corriere, ma non della stessa compagnia di quello lì, ma proprio di un altro corriere, quindi uno era tipo SDA e uno era un altro, se non mi ricordo, insomma, GSL, con un altro pacco di Amazon, sempre Amazon, e dentro c'era infatti l'oggetto che mi mancava. Quindi boh, io questa spedizione così doppia e non l'ho capita, però comunque mi è arrivato tutto ben imballato e non c'è nulla di rovinato. Quindi vediamo tutte le cose che ho preso. Allora, innanzitutto ho preso una riga. Ok, sembra una cosa stupida, ma io non avevo una riga abbastanza grande che mi permettesse comunque di muovermi su un foglio da disegno e quindi ho preso appunto questa, che era proprio l'oggetto che mi mancava e che mi è arrivato a parte. Ora, io ignoro sinceramente cosa siano tutti questi numeri che ci sono scritti anche qui, penso vi faccio i close up di tutto. A me serve comunque una riga abbastanza grande che mi permette comunque, ecco, di fare qualcosa, e praticamente questa riga l'ho pagata, costava, anzi no, qui ci sono già i prezzi scontati, l'ho pagata 12 sterline e 69, quindi considerato appunto, ecco, comunque sono prezzi scontati, quindi costava un po' di più, quindi 12 sterline e 69, che non è poco. Appunto mi stavo già nervosendo perché comunque perdere diciamo 15 euro così non mi andava, però alla fine mi è arrivata.
preso i fogli, gli album da disegno con la carta colorata grigia, e c'era praticamente la confezione da due album. Allora, sono due album uguali, quindi ve lo faccio vedere uno. Praticamente sono 22,9 x 30,5 cm. Quindi sono dei fogli belli grandi, così insomma, abbastanza ruvidi, quindi dovrebbero andare bene comunque per anche per acquerelli, pastelli morbidi, insomma per qualunque cosa. Forse non vanno bene per i Copic markers, perché una carta del genere non permette di fare le sfumature, però vabbè. E praticamente sono 50 fogli, quindi sono 100 perché sono due album, e sono da come diciamo grana, da 118 grammi al metro cubo. E niente, io ho sempre voluto questa toned paper, che vedevo appunto ogni tanto in qualche foto così, e però non avevo mai trovato un album che mi piacesse. Questo mi piace perché comunque è bello grande, e insomma niente, volevo provare appunto questa nuova esperienza di colorazione, di disegno su qualcosa di diverso. Che comunque non essendo una carta bianca, ovviamente il risultato sarà un po' diverso, comunque anche la grana è un po' diversa dal solito, insomma è come una sfida. Poi ho visto, ora li apriamo anche, questi colori metallizzati. Io non ho colori metallizzati, ho sì le penne glitter, ma non ho i colori metallizzati, quindi questi mi attiravano. Sono praticamente 8 metallic markers, che sono praticamente poi colori indelebili che possono essere utilizzati anche su altri materiali come il legno, il tessuto, i CD, la plastica, la ceramica e il vetro. Però alla fine a me interessa la carta, e quando l'ho visti ho subito pensato a un disegno fatto tipo comunque che ne so con i pastelli, comunque un disegno opaco che però contenga poi dei dettagli metallizzati. Io so, mi è venuta in mente questa cosa e quindi la dovrò prima o poi realizzare. Oh, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo aperti finalmente. E sono questi, poi dal close up insomma lo vedete quanto sono belli proprio anche loro in generale. Tutti questi, lo vedete la punta, c'è scritto anche non tossico, ok, la punta è piccola quindi sono anche adatti a fare cose precise, e hanno solamente una punta, quindi non sono come markers che hanno doppia punta. E niente, mi piacevano proprio perché non li ho, quindi presto li useremo in un tutorial, comunque in una prova. E poi ho preso loro, che sono dei pastelli, ma sono woodless watercolor pencils, quindi sono delle matite che non sono di legno, sono fatte solo di colore. Infatti, come vedete, le punte non sono come quelle dei pastelli o comunque delle matite di legno, appunto, che hanno il legno e poi il colore lamina dentro, sono proprio tutti colori. Che voi quindi praticamente colorate sulla carta, poi li andate a sfumare con un water brush, comunque con un pennellino imbevuto d'acqua, insomma un pennellino bagnato,
e si trasformano in acquerelli. Quindi vi permettono di fare le sfumature degli acquerelli. E anche questi ovviamente li vedremo subito alla prova, probabilmente nel prossimo video che posterò, perché io questi li devo utilizzare il prima possibile, anche se io sinceramente non è che sia un genio dell'acquerello. Allora, proviamo, sono riuscita ad aprirli più o meno. Ok, hanno un odore strano, comunque forse è più la plastica dell'imballaggio. Comunque i colori sono questi e abbiamo quindi questi, sono 24, quindi insomma permettono di fare veramente tantissime combinazioni di colori. E niente, mi piacciono tantissimo, hanno un odore strano. Comunque sono molto pesanti, sono pesanti e belle, sono bellissimi. Io quindi sono super... Ah, non vi ho detto i prezzi! Cavolo! Allora, questi i colori acquerello li ho pagati 13,98 sterline, mentre le penne quelle metalliche, i markers quelli metallici, 8,69 sterline, mentre i fogli questi qui grigi, 2, quindi 100 fogli, li ho pagati 16,99 sterline. Insomma, in totale io ho pagato, comprese le spese di spedizione, 68 sterline, quindi 80 euro più o meno, tutte queste cose. Però considerate appunto che c'erano gli sconti, quindi avrei pagato di più. E volevo vedere sul sito se trovo queste cose, così magari vi dico quanto costavano. Allora, considerate, ho trovato i prezzi. Allora, questo a prezzo pieno io l'ho pagato 12,69 sterline, ma a prezzo pieno, assurdo, costa 36,26 sterline, cioè 40 euro. È tantissimo, è veramente tantissimo, e quindi apposta ho approfittato a fare l'ordine, perché veramente altrimenti insomma avrei pagato un botto. Per quanto riguarda invece gli album da disegno, io li ho pagati 16,99 sterline, mentre in realtà i due album costano 48,54 sterline, cioè ho trovato degli sconti pazzeschi, secondo me era da matti non approfittare. Mentre questi, i colori questi metallici, che poi sono solo 8, io gli ho pagati 8,69 sterline, ma in realtà costano 24,83 sterline, quindi hanno dei prezzi abbastanza alti. Ora cerchiamo invece i pencils, vediamo i pencil, insomma i pastelli questi qui. Questo qua 24, allora io l'ho pagato 13,98 sterline, in realtà costano 39,94 sterline, quindi io direi che posso ritenermi davvero molto soddisfatta. Ho risparmiato veramente tanto, nonostante le spese di spedizione e nonostante la spedizione sia strana, però insomma mi è arrivato tutto. Quindi non vedo l'ora di provare tutto nel prossimo video, quindi faremo un disegno provando questi e inserendo qualche dettaglio metallizzato, così insomma vi dico un po' cosa ne penso, la prima impressione. E niente, io vi ricordo che sono trovati il link per tutti i miei social, soprattutto Instagram, dove lì appunto pubblico quasi tutti i giorni, e iscrivetevi se non siete iscritti. E quindi al prossimo video. Ciao!